Signore e signori, venditore 3.0, Antonio Giuliani. Buonasera, io ho il mio piccolo intervento di 2 ore e poi me ne vado. Che bello vedere la corsia del San Camillo. Ma tutti di bianco. Bene, buonasera. Allora, io ho subito una domanda. Se voi siete tutti qua, brava, capito? A casa vostra, chi c'è sa? E questo mi allarma un po'. Vabbè, se ne capite, salite voi, scendo io, mi allarmo un po', vabbè, fa niente. Io ieri, avete visto, ho installato il vostro dispositivo di allarme a casa e la cosa bella è che stamattina alle 6.40 mi hanno chiamato. No, non sto a scherzare, centrale, mi ha detto password. 6.30, immaginate voi. Dico, guarda, e ho passato il telefono a mia moglie perché lui mi ha detto password. E insomma, no, per dirvi che, dice, no, guardi, purtroppo su una delle telecamerine abbiamo visto un granello di polvere. Che vuol dire? Ce lo deve levare, perché se no non continua a chiamare in continuazione. Dico, guarda, che vedete, do il piumino, le vedete, perché sono 6:30 di mattina. Quindi, per dire, la vostra grande professionalità. Poi ho visto, insomma, questo sistema là, che fa le foto, là, questo col flash, tanti se fanno il selfie così. Pensa, è entrato un ladro, proprio, c'è la tecnologia, sta telecamera. A risonanza magnetica gli ha fatto, gli hanno trovato la prostata infiammata, ho scritto SOS invece dei guardi del 118, hanno caricato. È bello che il bello che stamattina sono andato a trovarlo. veramente mi dispiaceva, no, ma a parte, insomma, ho visto questa grande, grandissima tecnologia una volta per proteggere la propria casa, no? Che si utilizzavano, ancora in Italia ci sono tutte queste inferriate, no? Che se disgraziatamente prende a fuoco casa, tu lì stai, a voglia attaccato, aiuto! A voglia sta attaccato lì, e ti tipo trasferello poi sulla ringhiera e rimani lì, non ti trovano più, dice ma casa era vuota, dice no, ci stanno due, dice dove stanno, guarda, stanno attaccati su inferriata, se vai magari con un microscopio, oppure si utilizzavano tanti anni fa in Italia i cani, no? È vero o no? Per proteggere casa si utilizzava il cane, ma io posso capire se tu all'interno di casa tua, a parte sta cosa di scrivere attenti al cane, cioè ma io c'ho un cane, mi compro un cane per proteggere la mia casa perché non ho un allarme e poi da fuori ci scrivo attenti al cane. È come se io vado a fare una rapina in banca, esco fuori, per il telefono, chiamo i carabinieri, dico sbrigatevi, dai, sono 2 ore che mi sto aspettando. Ma che avverti che c'è il cane? Io mi sono messo nei panni del cane, immaginatevi il cane dentro a villa che c'ha scritto attenti al cane, deve proteggere la villa. Il cane così, sto cretino c'ha scritto che c'è, sto io dentro, sto deficiente. E certo, poi quelli scavalcano per una polpetta, io muoio, la colpa di chi è? È del cane o di chi c'ha scritto fuori attenti al cane? Perdonatemi. Io capisco attenti al cane se tu c'è il chihuahua, cioè attenti al cane nel senso che non si vede a ciacchi. Tu c'è il chihuahua, c'è il rischio che entri. Io capisco lì attenti al cane, entri e fa no, buono, chihuahua. Ma che ti ho pistato il cane? Capisco se c'hai il Rottweiler. Ecco, Jackie, il Rottweiler è, sapete che è quel cane da guardia, che è quel cane che non sta dietro al cancello a 4 zampe, ma è quel cane che sta dietro al cancello in piedi. Non abbaglia, dice te, te spezza l'osso, te lo scuda, proprio non fa nessun tipo di rumore. Che di fuori non c'è scritto attenti al cane, attenti al braciolo, c'è scritto proprio tatuato, amo l'essi, rintinti non ti temo, cagna che tradisce non merita perdono. E un giorno vado a trovare un mio amico che c'ha sto cane, Rottweiler, se ci tocco, ci chiedo, non toglio, vieni, entra, dico no, il cane, è Rottweiler, se non entra non ti preoccupa che ho castrato. Dico guarda c'ho quella che mi mozzica, no che mi salta dietro, che vuol dire che ho castrato? Perché tanti ci ho castrato il cane, ma chi tanti? Il chihuahua invece non è da esterno della villa, il chihuahua come dicevo è da interno casa, a parte che non ti dà nessun tipo di problema quel cane. Io ho un amico, non scende neanche giù a portarlo a fare i bisogni, o prende fuori al balcone e lo dico. Ecco perché si serve l'occhi di fuori sta bestia, per questo motivo. Perché io ho fatto una ricerca su internet e c'ha l'occhio normale il chihuahua come l'articani, quello che è così. Poi adesso hanno inventato il guinzaglio con l'elastico, io spingo il bottone e il cane arriva a 25 km. Cioè il cane ha fatto i bisogni, non nel nostro quartiere, in quell'altro però. Solo che il cane e il chihuahua, essendo molto esile, tu quando spingi il bottone per ritirarlo, dà la schienata e ritira sempre fuori gli occhi.
Io l'amico mio che stavano rubando la macchina, gli ha sparato sci uovo sul collo a quello che fa rubare la macchina, ci chiama i carabinieri che l'ho preso. Vedete quanto è importante, veramente, ma non perché io l'ho installato, ormai ho installato, quindi non c'è più bisogno. È importante avere un allarme così tecnologico, no? Basta scaricare un'applicazione, tanto oggi è solo di applicazione, è vero, solo applicazione. I ragazzi, sicuramente tanti di voi saranno genitori. Ragazzi, scarica applicazioni, poi va a scuola, dice, come va mio figlio? Non si applica. Ma non si applica! Che sta tutto il giorno a scaricare questa applicazione? Tutto il giorno col telefono. Una volta, per dire, si cucinava per mangiare. Adesso si cucina per fotografare. E però non c'è, adesso faccio una bella matriciana, faccio una foto, la metto su Facebook, vi faccio le sighe a tutti. Ma perché? Perché guardalo, la fate tutti, perché se ridete lo fate tutti. Cioè, faccio la carbonara, metto una foto. Pensate, un amico mio col colesterolo alto, il dottore, invece di levargli al pane, gli ha levato Facebook. Dice, guarda, levo Facebook. E con questo maledetto touch screen. Io ero abituato con la tastierina, no? Le cose più semplici nella vita sono sempre quelle più funzionali. Tastierina, tastino, numerino, rubrica, pronto? Sì, semplice, invece te parte. Cioè, a rubrica, poi adesso la... L'altra volta è arrivato uno e diceva, questa rubrica sì, ma hai sfondato il velo? Dico, guarda... Te parte! Tutto il giorno... L'altro giorno un mio amico così stava in mezzo alla strada e faceva così, col telefono, dice che stai a fare? Dice no, devo chiamare un amico mio, se mi parte la rubrica gli corro dietro. Cosa folle. Perché te parte? Io così. E continuava a girarsi per me, poi dice a me gli amici che ci ho memorizzato, ce ne avevo 14. Dico, poi si fermerà, no? Si fermerà. Ma appaiono i tre limoni, ho vinto, si fermerà, no? Perché devi fare la telefonata così, devo chiamare Marcello, KM, vado. Ah, dice che ti, Tonino. Tony, par favore, dammi il numero di Marcello, dammi. Cioè, sono veramente troppo. E tutto il giorno con questi telefoni, tutti i ragazzi se vogliono sapere le cose vanno dove? Su Wikipedia, tutti su Wikipedia per sapere i nostri nonni. Nonna mia era Wikipedia, nonna, perché nonna stava tutto il giorno in finestra, e conosceva affari di tutti. Stava in finestra col gatto vicino, vabbè, il gatto era persiano, quindi... Ma poi svegliato, no? Mia nonna sapeva tutto di tutti. Pensate che una sera mi ha squillato il telefono, era il signor Wikipedia. Cioè, mi passi nonna, glielo chiede una cosa, cioè, immaginatevi voi. È così, buonasera. Si era ascoltato. Quindi io capisco questa grande tecnologia. Voi l'avete mangiato oggi, no? E allora io sono alla ricerca in questo mio ultimo spettacolo per trovare la pace. E quindi vi ho detto, la pace forse tu la trovi con un prodotto del genere a casa perché stai tranquillo e sai che veramente c'è una centrale che ti controlla, no? Invece prima una volta io avevo il vecchio allarme, che forse si è visto anche, cioè una cosa proprio, c'era un disco. Per partire, allarme casa Giuliani. E io gli rispondevo, so io. Allarme casa. Livello 1, è casa mia, è 2 pure. A un certo punto il disco mi ha detto non devi rispondere, sono il disco. Invece adesso c'è una centrale, operativa, Oddio, se devo dire la verità, l'unico problemino è che se tu te devi portare a casa, non lo fa più perché... C'è le telecamere, le foto da tutte le parti, chiudi il duratore, perché ha chiuso? Volevo pulirlo. Quello della centrale mi ha detto c'era il granello, stamattina mi ha chiamato. Quindi vabbè, questo poi è un problema che possiamo risolvere. Vedete quante cose tecnologiche, quante cose tecnologiche ci sono. Ma per trovare la pace, oltre a questo, dove si può trovare la pace? È veramente difficile. Sapete che è uscito questo resoconto del Ministero della Salute? E che 9 milioni di italiani sono affetti da stress, veramente è un problema
questo, è diventata la malattia del secolo. Prendiamo una pasticca per tutti, non ci curiamo più naturalmente. Vedete che è difficile trovare la pace? Una volta, che ne so, avevi il mal di denti, arrivava nonna, ti metteva un chilo di sale, ti passava il dente, il colesterolo a 200 all'ora ti partiva proprio, però ti passava il dente. Invece prendiamo la pasticca per tutto, per il mal di testa prendiamo la pasticca, per il mal di denti prendiamo la pasticca, la pressione alta, la pressione bassa prendiamo la pasticca, i ragazzi vanno in discoteca e si prendono la pasticca. Per far funzionare la lavatrice devi mettere la pasticca, ecco perché la lavatrice fa così, come i ragazzi in discoteca, poi l'ho capito dopo. La macchina non frena più, devi cambiare le pasticche, anche per fare il sesso ci vuole sempre una pasticca adesso. Io ho una coppia di amici, marito e moglie, si sono sbagliati, lui si è preso la pillola del giorno dopo e lei si è presa il Viagra, si sono confusi. Sapete quando alla fine, che lei tutta la notte, dai ti prego amore facciamo, dai facciamo, facciamo, e lui no, dai fammo domani, ormai fammo domani. E allora, quali sono le tre caratteristiche per trovare la pace? Quelle standard, quelle classiche, si sa, no? L'amore, dormire e mangiare. Mangiare, voi avete finito di mangiare, sicuramente qui io ho assaggiato prima delle cose, si è mangiato bene. Ma siamo sicuri che il cibo ci dà la pace? Forse quella eterna. Perché non si può mangiare più niente, dove giriamo qualunque canale, ci dicono che tutto quello che abbiamo mangiato, che mangiamo e che mangeremo fa male. E perché non, il maiale c'ha influenza suina, e il pollo c'ha aviaria, e il pesce è pieno di mercurio, io ho visto gente misurarsi a febbre colorata sotto al braccio, con un'orata qua. Ci guardate, ci guarda un'orata, poi alla vi vedi che sta la temperatura, e la mucca è pazza, la pecora esaurita, con io ero del focaccio, cioè, ne capisce veramente. E io mi sono... Anche perché adesso hanno scoperto che l'olio di palma fa male l'olio di palma, e su tutte le confezioni c'è scritto senza olio di palma. Dico, è tutto quello che mi sono mangiato io da bambino. E ho pensato, ecco perché mi mandi da ragazzino, mi chiamava cocco de mamma, cocco de mamma, dico, per questo che dico qua. Non si può mangiare più niente. Sapete che noi italiani, l'Italia sicuramente anche come la Spagna, per i crostacei, anche la Spagna c'è, cioè l'elite dei crostacei, anche la Croazia, ma sapete che noi italiani importiamo il 70% delle vongole veraci, noi le importiamo dalle Filippine, per carità io non ho niente in contrario, ma l'Italia, la Spagna, la Croazia, ma abbiamo bisogno di importare le vongole veraci. Oddio, la vongola verace filippina è già in vantaggio, perché quando l'abbia già pulita e va bene. C'è l'etichetta così. E tu la giri, c'è l'etichetta con scritto consumare preferibilmente a giovedì, perché è giorno. E vai il peschereccio, se capisce più niente, e il pesce spada, e il granchio che i pinzi, e il pesce martello, dico sto a tabrico, non si capisce più. Le ostriche, noi importiamo le ostriche dagli Stati Uniti, ma vogliamo mettere le ostriche quelle nostre, quelle belle del Golfo, quelle belle, veraci. Cioè, ma ce l'hanno la perla dentro, la perla, c'è uno stereo, catenine, braccialetti, orologi. Noi italiani non ci manca niente. Vedete il cibo? Non si può mangiare più niente. Oppure quando portiamo i nostri figli da McDonald's, io non ho niente contro McDonald's, però il problema di McDonald's non è il cibo, è per noi romani, tanti romani credo che ci siano qui in sala, è proprio la divulgazione dell'inglese, l'espletare la parola in inglese. Il romano quando arriva alla cassa, sta lui, guarda McDonald's, tocca a lui, prende tempo, comincia a fare, eccoci, e vabbè. Dai, e vabbè. Tocca a lei, ah, sta a me, comincia a stirare tutti i finali delle frasi per prendere... E niente, che quello dice, vabbè, se un po' niente, lei vuole farmi passare avanti a me. Cioè, no, un attimo, e che problema, dammi il Mac Cheese Frau. Il Mac Cheese Frau. Cioè, no, guarda, non ce l'abbiamo. Se gli dici, guarda, non ce l'abbiamo, praticamente te fomentano la fila. Ragazzi, qui c'hanno anche il Mac Cheese Frau, eh. Partono tutti i domani, ma te davvero io ero solo per quello, ma non esiste! Vabbè, mi dia le cose, mi dia le cighe. Che cighe? E cighe che là, chicken fragas. Le cighe, tante prese, alza la cassiera, così, quando c'è Maria Dolores, quando c'è Maria, vai là, e chicken fragas. Cioè, con che te mangi? Che i nacchere? Mangiate che i nacchere, i chicken fragas.
Vabbè, guarda, faccia una cosa, conti da sopra a sotto il quinto. Quello 1, 2, 3, Big Mac, e metti a sto Big Mac. Big Mac è un panino così e manco Cicciolina riesce a mangiarlo. Un palazzo! Sotto c'era il portiere, mi ha detto, guarda, ti sono arrivati due raccomandate, dico, oh, grazie, non lo sapevo. Siccome se all'interno di questo panino tu hai già messo la maionese e il ketchup, mi devi avvertire, perché c'è il ketchup che fa, è subdolo, non si fa vedere, si è messo una foglia di insalata qui come frangetta per non farsi vedere. E sarà, c'è per mano che ha la maionese, quando tu lo stringi, c'è tutte ste creme, ste salse appiccicose, non si leva più, non c'è verso, vai a prendere i tovagliolini, il McDonald's sono tagliati con laser, sono trasparenti, si attaccano qua, non si leva, non c'è sta aspetta, devi tagliare il polpastrello, devi operare, non si leva più la carta, eh. A me mi erano rimasti due pezzi di carta, sono tornato alla cassiera, ho fatto con la cicina, con la cicetta, con la cicina, con la cicina, non sapevo veramente cosa fare. È un problema, io sento a Roma, è vero che verremo che sicuramente quelli della mia generazione, del 1967, verremo ghettizzati, perché l'inglese è fondamentale, la lingua del futuro, è la lingua madre ormai, è divenuta la lingua madre l'inglese, no? Una volta c'era l'aramaico, addirittura il latino per anticipare ancora, no? Quando è stato letto il nostro Santo Padre, è stato utilizzato il latino per comunicarlo al mondo intero. Habemus Papa, non è che uno uscito dal Vaticano così, ladies and gentlemen. In the special guest star, Juan Papa Francis. Cioè, non è che il Santo Padre è entrato, I got you, I am Papa Fred. No, però c'è la confusione a Roma. Io sentivo l'altro giorno, dice, vieni domani a casa mia che do un party. Ma se parti che venga a fare, poi c'è stato. Che cose folli, che cose senza senso, che le cose senza senso. C'è al ballo che domani c'è un training, io controllo che c'è un showperong. Ci hai visto ieri a Franco gli hanno fatto lo stalking, a lui, a me mi hanno fatto lo stereo. Ma al massimo quando ho sentito due ragazzi ho detto stamattina mi sono svegliato, sto ancora in una fase REM. Te, io mi sono svegliato qui, qui. Ma che vuol dire? Che vuol dire? Che cosa vuol dire? E per concludere, se il nostro Signore Maestro ha moltiplicato il pane, il vino e il pesce, non è quello a moltiplicare, non è che ha moltiplicato il pane senza glutine, perché fa male tutto oggigiorno. Il vino lo facciamo, signore, come facciamo il vino senza uva? E che viene senza, e farlo senza, quello a moltiplicare. E io mi sono immaginato l'ultima cena oggi, che il nostro signore arriva da Pietro, dice Pietro, che cosa c'è da mangiare? Signore, visto che oggigiorno purtroppo fa tutto male, ha avanzato uno yogurt magro e dei semi di girasole. Che il nostro signore si è guardato e dice, Pietro, mi aveva pasta leggero? Guarda che io devo pranzo il bagno, come devo fare, Pietro? Io sull'acqua ci cammino, Pietro. Grazie, grazie. È il momento di richiamare qui sul palco l'ospite che ci mette tanta allegria. Un grande applauso a Antonio Giuliani. Eccolo! Grazie, visto che c'erano altri comici, veramente molto carino. Bene, io prima vi ho lasciato dicendo dei tre elementi della pace, no? Abbiamo detto il cibo, poi il riposare, che è fondamentale riposare, specialmente per noi romani, Manolo, perché tu devi sapere che qui a Roma noi siamo i fautori della pennichella, che c'ha nessuna pennichella. Allora c'è la pendichella e poi c'è, no? La cicagna, che sembra quasi una frase anche in spagnolo, la cicagna. E poi addirittura c'è chi c'è il cicagnone, proprio il cicagnone è uno stato di morte apparente, perché praticamente il cicagnone tu ti svegli e c'hai i parenti intorno e te stanno a fare, era morto, perché non te prende il cicagnone. Quindi è fondamentale per noi romani riposare, anche perché vi dicevo prima dello stress, no? Adesso c'è gente che va in giro, che non riesce a riposare ed è nervosa ed è stressata e cammina con una palletta d'acciaio in mano. Cioè che fai? Cioè, no, questa quando sono nervoso, ma non la stringo e mi rilassa. Dico, ma male che ce l'avevo io, sennò sai, volte che avevo tirata. Dico, ma che te l'ha detta? Cioè, no, me l'ha detto lo psicanalista. Vado da lui due volte a settimana, mi sdraio sul lettino, gli racconto la mia vita, poi mi alzo, esco, passo dalla sua segretaria, gli do 200 euro e sono felice. Dico, guarda che per me è più felice lui, dammi retta.
fai una cosa, te vi a casa mia, che il lettino ce l'ho, c'ho il divano, ti sdraghi sopra, mi racconti quello che ti pare, me la pensa piotta, è la stessa cosa, no? Ok? Quindi riposare è fondamentale. Poi noi romani, se non riposiamo, e magari la mattina ci dobbiamo svegliare presto, perché, come ho detto prima, no? Chi è genitore, che deve accompagnare i figli a scuola, è un dramma. Perché la cosa bella di noi romani è che se noi, ma allora tu devi sapere che se è romano, è andalo via. Ammazza, c'è la botola, un motore trovato di là, una cosa che... Mi fai film, boh, se vado sull'applicazione vostra, mi ritrovo dentro casa mia che sta così davanti a me. Ora, il problema di Romano è che se tu hai messo la sveglia, scusate se io mi altero un po', alle 7:30 di mattina l'hai messa, chi l'ha messa la sveglia? L'hai messa te? E allora alzati, no? No, squilla, 7:30, guarda come facciamo. Le 7:30, in altri 10 minuti gliela faccio. Cioè le 7:40 gliela faccio. Sono 7:50, te pare che ce la faccio. Cioè, tutti come tardi! Ma perché non ti sei alzato prima? Anche perché qua a mezz'ora tu non hai dormito, sei stata a fare, gliela faccio. Ci alziamo di corsa, la prima cosa che facciamo... La prima cosa che facciamo noi italiani, questo sempre noi italiani, tutti gli italiani, è il caffè. La prima cosa che facciamo è il caffè, macchinetta del caffè, la macchinetta sul fuoco e subito, siccome siamo abituati adesso, oggi come oggi, ad avere tutto subito, tu metti la macchinetta sul caffè così subito con lo sportelletto, ne esce. E dagli il telefono, ce l'ha messa adesso. Cioè, beh, intanto che il caffè esce, vado al bagno in anticipo. Tu appena vai al bagno senti l'odore del caffè, sai che è uscito tutto, ma sai che non hai il tempo per rifartelo. Io ho visto gente che ha la cannuccia sulla macchina del cazzo. Cioè, perché non lo posso rifare, intanto gliela pulisco pure, perché sennò quella chissà senti. Vai al bagno e fai tutto di corsa, ti devi fare la barba, ma non puoi andare veloce nel farti la barba, perché stai facendo tardi, perché tu non hai Gillette Mach 3 Turbo. Tre lame turbo. Praticamente devo fare le qualifiche per fare la barba, se non tavo. Tua moglie, dove sono le donnine? T'ha comprato la PIC, ancora quella, una lama sola, dove trovate che ne fanno più? Non ci hanno spacciatore, cinesi, ecco tuo marito, levete, va bene. Ne le fanno più se la mette da 20 centesimi. Dove le trovate? Lei si è comprato il Silke Pil 280 euro tutto il giorno. Che io inizialmente pensavo che era il motore del Silke Pil, invece erano i tendini che strillavano, perché arriva la fine dei tendini. La lametta a picche da 20 centesimi è una mannaia d'acciaio. Se te fai la barba velocemente, fai in giro, ti ricordi che il giacca del Presley, quelle che hai frange? Fai in giro così, col viso sfrangiato, il vicino di casa che la lametta a picche c'è poi dal giardino, l'altro giorno c'è stata a fare la siepe. E allora va subito su, in camera, perché la preoccupazione è svegliare tuo figlio, ma tuo figlio dopo che si è alzato e sceso, ha fatto colazione, ha lavato la macchina, ha tornato su del letto giornale e si è finito anche i compiti. Vai dentro la camera da letto per trovare un capo d'abbigliamento, 7 anche da armadio, sono tutte delle donne, tutte le loro. Non si trova mai, io la mattina ho scrollato l'armadio, dico qualcosa del mio, cascheranno, cadrà qualcosa di mio o no? E ho strillato di capore, dove me l'hai messa la camicia? Mi ha risposto il vicino di casa, in basso a destra, sotto la scarpiera, perché si sente tutto. Io ho la parete che divide la mia camera da letto dalla camera da letto dei vicini, quando sesso lo fanno i vicini, e il profilattico me lo dovete pure io per stare a sedere, perché non si sa mai. Ho attaccato un chiodo e il vicino all'altra parte ha attaccato il quadro, non lo so. Non dite di no, tutti noi almeno una volta nella una mattina per fare tardi ci siamo lasciati il pigiama sotto per accompagnare bimba a scuola, cappotto sopra, vai a prendere le scarpe, c'è il nodo, come mai? Perché la sera prima fatta il figo, te sei levato così, è ancora Ronaldo, però no, adesso vai a levare il nodo non si leva, non c'è verso. Perché quando vai di corsa il nodo diventa ancora più nodo, i denti, fate dei provvisori, i ponti. È arrivato mio figlio, dice, papà stiamo facendo tardi, non ti posso fare, papà. Che mio figlio mi ha detto, ma non mi pare di diventare Maurizio Costanzo, perché fa spendi tuo figlio, scendi per accompagnarlo a scuola e c'è il dramma, solo nell'attraversare la strada, perché tutti quanti la mattina, appena montiamo in macchina, che cosa facciamo? La sicurezza, la cosa? Sì, questo qua, così. Fammi vedere che mi ha scritto su WhatsApp. Ma chi ti ha scritto? Mi devi dire alle 7:30 di mattina, mi devi dire chi ti ha scritto? Un tossico? Un fioraio? Un metronotte? Se va a portare la macchina così? Secondo voi? Manolo si chiama?
Immaginatevi voi Manolo la mattina con la sorta di Macarena, così, una mano sul volante, una mano alla cintura, una mano su WhatsApp, un tapponamento lento, non mi ho fatto il botto, ma ringrazia tu che l'hai ammazzati tutti, perché a Roma devi stare attento, le strisce pedonali poi le devi fare così, perché l'amico mio hanno preso sul nero, non hanno pagato. Sul bianco, c'è stato il bianco per lungo. Io la mattina c'avevo mio figlio in braccio, stavo a attraversare, ma a volte mi prende uno, dico ringrazia Dio che mio figlio, se no te lo tiravo, perché devo andare a scuola. Stai per prendere tuo figlio e montare in macchina, c'è sempre il romano, quello che ti aspetta, perché ma già nell'antichità, noi il gene è quello degli antichi romani. I romani, per esempio, non accorrevano mai dietro a un nemico, mai. Cioè tu andavi da un antico romano e dici, ma non gli corri dietro, per far che? Perché? Tanto la qua deve Sandoa. Perché è tutte le strade volte la Roma. Tutte le città qua deve ritornare qua. Per esempio, una delle strade più famose a Roma, sicuramente la conoscono tutti, è la Salaria, che serviva, la strada una delle più lunghe, la Salaria, perché serviva per andare a prendere il sale per mantenere il cibo, altrimenti si marciva il cibo e lo mettevano sotto sale. Tuttora si chiama ancora la via del sale, perché ci hanno messo le messaline e l'uomo la sera si ferma, la signora che fa sale, cioè 2000 e fa sale. Non è cambiato niente. E quindi, avendo quel gene, c'è sta sempre quell'inquilino romano che sta sotto al porto e lo dice, tanto Andoa, da qui deve passare. Perché? Perché tu passi col bambino e ti fa, che stai andando a scuola? No. Volevo cambiare le lampadine ai semafori, mi vuoi tenere la scala? Cioè, senti, che mi porti pure il mio, che sto a far tardi? Che vero no? Te esce quella, cioè, mi porti pure il mio? Alla fine ti accollano 7 ragazzini, te ce n'hai uno, te ne hanno, praticamente la classe di tuo figlio si è trasferita dentro la macchina. Io un giorno per te il cofano, la pitella che la campanella rotta, ma fa tardi, dai! Parti con la macchina e tuo figlio ti fa, papà, adesso mi sono ricordato che la maestra mi ha detto che devo portare dei quadernoni da 5 mm e mezzo con le immagini, che il genitore lo sa, ride, poi altri quadernoni a righe da 4 mm e mezzo con gli spazi ti brilla il viso, perché tuo figlio in quel momento ti ha dato la possibilità di sfogartela con qualcuno, perché stai a far tardi e stai stressato, cioè scatta una cattiveria verso la maestra con tutti i ragazzi, dice frega niente, e certo questa c'ha niente da fare mattina, certo via chiama i quadernoni, ma se a 50 anni ancora singola in salia nessuno, ci sarà un modo che... La cattiveria. Che tanto è vero, quando siamo arrivati sotto scuola, mio figlio mi ha detto, papà, quanta è la corsa? Me la pagare la corsa, ci facevo caldo. E poi questi bambini non vanno più a scuola, non hanno il grembiule, ma anche noi ce l'avevamo, perché noi avevamo il sinale. Una volta c'era il sinale, era fatto, era di viscosa. La viscosa è quel materiale che se tu lo sfregavi 2-3 volte, partiva a scintilla e c'era perso, Io un giorno a scuola ero stato cattivo, a festa si alzi, si abbassi, ho sfregato sul banco e partita a scintilla, presa a fuoco a scuola, i vigili del fuoco, dovevate il casino. Il fiocco. Noi avevamo il fiocco di nylon, rigido, così. Non si muoveva, non te potevi girare, come si dice da noi, sgarato. C'erano i segni proprio sotto al collo, c'avevo. Questi invece alla mattina dice, papà ti ha preparato i pantaloni, no, non mi piacciono quelli, non li metto. Non ho capito, non li metto. Io portavo i pantaloni di mio fratello più grande con l'orlo scucito 76 volte. Il primo orlo partiva da sotto al ginocchio, scucito 76 volte. E ride che era. Come tu quando tagli un albero, adesso non tagli un albero, dentro ci stanno i dicerchi per contare l'anni, e infatti la gente sapeva quanti anni c'avevi da loro. Uno un giorno mi ha fatto, c'ha 16 anni, vedi ragazzi, sì, perché io aveva contato l'orlo. Arriviamo sotto scuola, i bambini entrano in classe, ma la smaltita è in agguato, c'è la rappresentante di classe, a Merkel, che appena ne vedete che di soldi, maledetti genitori, maledetti, davanti al cancello, vabbè, Merkel è cancelliera, quindi è normale che sta davanti al cancello,
c'è editore per non farsi vedere che nessuno ha fatto un carpiato da spaccare e si è nascosto dentro la macchina. Pure io ho fatto la stessa cosa, tanti quattro papà come me. Ce l'ha visto, speriamo di no. Cioè, perché io do da 70 euro, ammazza, ma pagato 70 euro. Eh no, perché dice, sai, l'osservatorio 10 euro. La centrale dell'arte 15 euro, l'altro giorno lo zoo 45 euro, guarda che mi fio, io vedo animali, insomma, ho comprato. Cioè, non è che devo arrivare a casa per forza cacci, là. A un certo punto uno mi guarda e mi dice, ma perché c'è il cappotto del giugno? Perché c'ho il pigiama sotto e te devi star zitto, però. Secondo voi, questa è la base? Si può trovare la pace la mattina? E la terza cosa, la pace, qual è? Che ho detto prima, l'amore. L'amore, troviamo la pace? Forse quella dei sensi, perché tu ti sei sposato 30 anni fa con tua moglie e adesso te la vedi uscire dal bagno dopo 30 anni con sta crema per le rughe gialla, con sti due cetrioli qua sull'occhio, qua a cresta bionda che i mulettini d'argento, ho detto sono a dormire con una ingolante, c'era la ingolante. E infatti per due mesi ho dormito con i parastecchi, dico vedrai che mentre una di queste notti mi entra in scivolare. Mi ha fatto, ma chi c'è? Rajan sotto? Le cretino sono io? Ti dà fastidio quando la faccio? No, ma è urta quella da Levi, lasciatela! Donne, perché cambiate così? Perché quando vi abbiamo conosciuto 30 anni fa, 20 anni fa, 10 anni fa, nel periodo del fidanzamento, del matrimonio, perché le donne sono più intelligenti, lo devo dire, uomini, non serve l'applauso, sono più intelligenti. Quindi viva le donne sempre, immaginiamoci un mondo senza donne. Una guerra tutte le mattine, tutti rasi al muro, buongiorno, tutti i palazzi su sta fascia sverniciati, tutti sverniciati. Cioè guardi, le è caduto il telefonino, c'è un altro a casa, c'è un altro, legarsi a prenderlo mai, quindi viva le donne sempre. Viva le donne, perché tu, guarda le donne come sono, nel periodo del fidanzamento. Amore, posso andare a cena con gli amici? Amore, ma stai scherzando? Ma tu puoi fare tutto nella tua vita, eh? Vai, vai. Faccia adesso, va, fatta a dirti adesso. Amore, posso giocare, posso andare a giocare a calcetto? Devo pure la canzoncina, va, amici per noi. Appena te sposi e mettevi dentro casa, ah, se fai che non se fai! Tu da oggi non vai più da nessuna parte, vedete l'intelligenza femminile? E nel periodo del fidanzamento, per prenderci, tu le vedi che ti giro dentro casa con baby doll, per insomma, Alice, tutte queste attaccate al muro. E lui dice, sì, strappa la carta, domani ti chiama il pittore, ma chi se ne crede? Passano tre mesi, vi adagiate e sfoggiate sti pigiamoni felpati per conto e non c'è un po'. Siete molto più belle voi. Una donna nuda e un uomo nudo, non c'è paragone, è molto più bella la donna. Perché con questi pigiamoni? Che io posso capire quello due pezzi di pigiamone, quello felpatone, ma quello intero che ha la pattina e le bretelline per conto sì. Lo dovete buttare, con la pattina le bretelline. Mia moglie quando lo mette sembra un meccanico. Mica si mette a dormire sopra il letto, sotto al letto ogni tanto esce dal carrello. C'è il carrello, esce dal carrello. Dai. Perché è sempre freddo. È freddo. Ma lo sappiamo che la temperatura corporea femminile è diversa da quella maschile. Ma è sempre freddo. Pigiamone felpato che poi col disegnuccio una farfallina. Fatevi una farfallina con il lietto, una ranocchietta. No, l'orso così. Perché l'orso tende a far più caldo. Io inizialmente pensavo che era un disegno, invece era proprio l'orso, un vero orso attaccato a me. La sera se ne avevamo dimenticato di spengere la luce, ti alzi, ti alzo, io no, io mi alzo, l'orso, vabbè, mi alzo! Perché è vero che le donne si innamorano più degli uomini, io la devo dire questa cosa, noi, perché per noi è più il sesso, perché un uomo, la donna si innamora, viaggia con la testa, immagina il cavaliere, invece noi appena andiamo una donna. C'è parte il troglodita, c'è anche dei capelli lunghi che la clava a mano, ma lunga, lunga! Non riusciamo più a coniugare due clava, no, 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 no! Perché? Perché? Vi faccio un esempio. Hai conosciuto questa ragazza, è un mese che la frequenti, stai dentro al ristorante, esci fuori dal ristorante e lei ti fa... Andiamo a casa tua? Lunga! Ma tu una casa non ce l'hai.
perché tu sono 40 anni che vivi ancora a casa di mamma e di papà. Ci parte proprio il genio, non sapevo più che fa. Cominciamo a pensare cose più folli. Dico, un attimo, rientro dentro al ristorante, che non ho dato la mancia al cameriere. E dentro al ristorante il cameriere romano così. Non c'è casa, vieni su, vieni su. E qui domani ne puoi nascondere niente. Comincia a più al telefono, oddio, casa, chi posso chiamare? Ah, c'ho qua un amico mio che c'ho un smorzo. Mi faccio per 5 muratori, mi pare che in quarto d'ora non me la costruisco. Cioè, per te sarebbe fattibile. Chiami, c'è un altro, c'è il telefono staccato. Ti è rimasta solo una possibilità, chiamare a casa. Cioè, 11:30 di sera, devi rispondere tuo padre, papà. E tuo padre ti fa, cioè, quando torni? No, non so io che devo tornare, sei te che te ne devi andare. Tuo padre dice, perché? Perché sto con una. Ma che sei matto? In quel mentale tua madre, che è successo? Ah, ma tu io sta con una, 11:30, ho detto, e dai, fallo venire. Che mamma, se fallo venire, sei 11:30, gli scatta una cattiveria, ma non ti ricordi quanto ha sofferto con quell'altra disgraziata. Fallo venire che io comincio a pulire. Perché mamma te deve mettere a posto casa. E tu mi dici, vabbè, dai, ti sbrigati che io sto sul pianerottolo, domani mi accaccerò e sta a lavare per terra. Monti in macchina, fai tutto il giro, arrivi sotto casa e non c'è il parcheggio. Che fai? La, in doppia fila, un attimo, arrivo subito. Scendi, ci domini, chi è? So io, che vuoi? Tu padre dice, papà, mi dai il parcheggio dalla macchina, sposta la macchina, non c'è sta il parcheggio. E tu vuoi fare, amore di papà, io sono 2 ore che sto sul pianerottolo, te devo da casa, te devo dal posto dalla macchina. Che pisello ce l'hai o tu devi da papà? No, pensate che il papà se lo sa, te dà la mano. Scende tu padre e tu madre, che diciamo? E tu fai finta di niente, voi vicini di casa! Lei conosce, sì, sono i vicini, il signor Franco e la signora Maria. E lei, dove vanno col pigiama? Dove vanno col pigiama? Dove andate? Tu padre, dove andiamo? Un pigiama party, anche perché no party, no casa a papà. Dai! Vedete che anche l'amore non ci dà pace. E allora forse stare con la famiglia, forse lì ci dà la pace. E vado a concludere. Quando stai con la famiglia, che vai a fare, che ne so, 2 giorni, shopping dentro un centro commerciale, già lì dovresti essere sereno perché stai con tuo figlio, con tua moglie, dice adesso mi rilasso, col bambino gioco un po'. Il problema è che sono i posti, i parcheggi, perché c'hanno 3.000 posti questi centri commerciali, settore 1, settore 2, settore 3. Io ho capito perché si chiama settore, perché se disgraziatamente te sei dimenticando la messa, la macchina, quelle ce vanno per ritrovarla, 7 ore. Non c'è verso. Vedi la gente in bacino con i pi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 p
scendi, c'è l'area bimbi dove tu puoi lasciare tuo figlio, basta che dopo riporti uno scontrino di un acquisto fatto all'interno del centro commerciale per riprendere tuo figlio. Io non lo sapevo, sono ritornato, dico: senta mio figlio, ce l'hai lo scontrino? Ce l'ha? Dico: guarda, io voglio il mio del ragazzino, non voglio cambiare. Ce l'ho, ma senza scontrino. Dico: guardi, per cortesia, mi chiama quel signore, il proprietario, quello che ha la barba. Cioè, quello non è un signore, è un bambino. Cioè, perché sono 22 anni e sono scordato qua. Prendi tuo figlio, dice: papà, che cosa vuoi fare? Dice: papà, voglio andare al cinema. E adesso multisala, nel centro commerciale multisale. Dico: scegli a papà. Dice: voglio vedere Jurassic World. Va bene. Tu pensi, 25 sale, 25 casse. 25 sale, la cassa, una. Una fila interminabile, 8 ore di fila. Sono arrivato là, volevo guardare, dice: mi dispiace se sono estinti la seconda volta, perché dopo ho tutto. Cioè, che cosa volevate vedere? Che cosa volevi vedere a papà? Jurassic World. Quello mi guarda così: 2D, 3D, 3D Max, iSense, Original Version. Volavo del film, ragazzi. È possibile? C'è iSense? Oddio, ci fanno un po' schifo i dinosauri, ma molti. E poi ho pensato io, dico: vedi, sono io di un'altra generazione. 2D saranno due dinosauri, 2D... 3D, sono 3 dinosauri, Original Version sarà tutto il cucuzzaro. Dico: vabbè, io Original Version. Cioè, no, guardi, le posso dare un consiglio, è meglio che lei lo veda in 3D, metto gli occhialini col bimbo, è come se lei stesse all'interno del film. Vabbè, vedrà sto occhialini, non sto scherzando, entro in sala c'era Gio Romano seduto, con sto occhialini c'era anche lì cappoggiato. Vicino alla poltrona, e non capivo perché. Parte il film, si vede sto Tirchiosauro. Tirchio, ah, sì, però c'è un macellato. Cioè, tu hai mai visto un tirannosauro pagare un caffè? Dimmi come ci arriva a pagare. Niente. Già ho stiracchiosauro, posso capire. Parte il tirchiosauro così, dietro a questa Jeep, la Jeep stessa, il tirannosauro gira la testa, la infila dentro lo schermo e arriva dentro la sala e mi punta a me, così. E Romano così: la capa ne ha l'hamburger.
Sì, ma che ci spravo. Ha sentito l'odore della ciccia. Mo' adesso avvicina un altro po' lo sforno tutto. Ma questo è il tirannosauro che ha cominciato a fare pure dei passetti dietro. Perché a un certo punto non mi aspetta tutta la sala, se sfonda, l'ammascialo, prende la roba a fare i proprio te. Ma che è il film? Solo uno gli ha detto, vabbè, ma quello è un tiranno, sai che te va. Sai, gli ha risposto, sì, prima gli avvenne e poi io lo tiranno. No, io dopo io lo tiranno. E questa cosa del 3D sembra che è una cosa così strana, no? Invece esiste da tantissimi anni. È una cosa che noi abbiamo importato praticamente dagli Stati Uniti. Ma noi, e chiudo, 40 anni fa già c'era il 3D. Qualcuno di voi starà pensando, Giuliano, è impazzito con le luci? No, io ho 50 anni, quando ne avevo 10, mio padre mi portava al cinema di periferia, il famoso Pidocchietto, che non aveva uno schermo digitale, insomma, come adesso, e c'era un lenzuolo praticamente. E dietro a questo lenzuolo praticamente c'era il magazzino del Pipitaro, che chi lo sa, chi è dei Damiano, lo sa, stava seduto e aspettava, insomma, finisse il primo e il secondo tempo per vendere due noccioline, due patatine, e stava proprio seduto. E tu solo che dalla sala vedevi l'ombra del Pipitaro e ti dava quell'effetto in 3D, sembrava che il Pipitaro stava all'interno del film. Perché si aveva dal pelo, cioè usciva da dietro. Ora io quel giorno sono andato a vedere questo film con mio padre e mio zio, era Dracula e il vampiro. Inizia il film, si vede questa bara, si apre il coperchio, un romano giacco di merda, ce l'ho io. Esce Dracula e dice, io mi nutro solo del sangue delle vergini. Mi zia d'artavo, c'è Dracula, allora pensa che te muori di fame. Giacco, ora Dracula, per quell'effetto ottico che ti dicevo, scendendo dalla bara va verso il Pipitaro. E tutti, occhio a Bibita! C'ha Dracula dietro, occhio che te fa il succhio! Ma la cosa bella è che il Bibitaro è uscito dal telo, non vi preoccupare, sono te colle fero! No, te colle fero! Papà, portami via! Allora! Per me è stato un piacere, è stato un piacere essere qui, grazie per avermi invitato. E il povero Acciari dov'è? Vai, vai, vai! Mi devi andare a levare qui? No, cos'è? Granello di polvere, colpa tua, ieri me l'ha messo, la mattina stamattina si è messa, dai. E visto che siamo a Roma, io amo questa città, sono romano di tre generazioni, quindi non di tante generazioni, ma amo questa città. A me piace l'essenza del romano, la sintesi. Cioè, in altre parti d'Italia, se un amico ha un problema, chiama un altro amico. Che cosa succede? Amico mio, che hai fatto? Ho un problema. Vabbè, ci andiamo a mangiare una pizza, ci beviamo una birra, ne parliamo, così ti sfoghi un po'. A Roma c'è sempre l'amico che chiama l'amico, ma non c'è andiamo a mangiare una pizza, a birra, c'è l'essenza, la sintesi. Amico mio, che cosa hai fatto? Mia moglie mi ha lasciato, è scappata con un altro. Vabbè, ma tanto la riporta. È un periodo che ti vedo strano, amico mio, che ha fatto, è mia moglie, non la capisco più, ma perché? Che problema c'è? Vado a casa, gli do i baci, e se c'è all'altra parte? Gli porta la colazione a letto e se c'è all'altra parte? Gli faccio le carezze e se c'è all'altra parte? Ma metterla all'altra parte. Ma anche se... La risolta è un problema familiare. Che uno va a spendere dei soldi per psicanalista, neurologo, cioè basta avere un amico romano. Ma anche sulle cose belle della vita, ho visto l'ecografia di mio figlio, ti sei emozionato, sono svenuto, perché 200 euro. Ma perché? Sempre la battuta dentro, all'interno. Sempre la battuta all'interno. Oppure quando mio figlio mi ha detto, papà, ma quando te e mamma stavate in viaggio di nozze, io con chi stavo? All'andata con tuo padre, al ritorno con tua madre. E il bambino ha capito subito perché è l'essenza della vita, è l'essenza. È l'essenza della vita. Oppure quando io per tanto tempo ho lavorato a Milano, io adoro dei milanesi, della gente del nord, adoro la precisione, guarda, scusi, che ore sono? Le 8 in punto, quando me l'ha chiesto, adesso sono le 8 e 4 secondi. Guarda la faccia del romano quando sente la cosa che l'ha mai sentito, le 8 e 4 secondi. Mortacci. È affettivo, è affettivo. È affettivo, mortacci. Ah no, ma quale sono? Saranno i 9. Ma che prima o poi saranno? Saranno, perché hanno accetta prima o poi sul 9, ci va spazio. Guarda, sempre,
Milano, scusi, piazza Garibaldi, sempre dritto, seconda a sinistra. Senti la semplicità, sempre dritto, seconda a sinistra. A Roma, piazza Air Force, cambia a quest'ora. Ma io non te conosco. Ma chiamalo, ma chiamalo, ma chiamalo, lo chiamalo, devi esce la domani, no? Ma io non te conosco, perché mi devi parlare con me? Ma volevo avere l'appuntamento del lunedì a quest'ora, ma certo sei il domattio. Ma chi ti ha detto che sei andato amico mio? Che ti ha detto? Cioè devi andare, sì, allora fa una cosa. Non la prima, non la seconda, non la terza, non la quarta, non la quinta. Ho detto sta Claudio. Ma Claudio è amico tuo, il quartiere è tuo, ma che lo conosci? Guarda, spiegate che fra poco Claudio se ne va, Cioè, vabbè, ci accompagno io, devo montare macca e nascono anche delle amicizie. Ma il romano scherza anche sulla morte, ma non perché è becero, per esorcizzarla. È tanto tempo che non vedo tua suocera. Che fine ha fatto? Sa guardare i fiori dalla parte dei radici. Te devi immaginare la scena! Ma che è morta? Ma non mi hai detto niente? No, ma io cose parlo bene come prima. Grazie!